Benvenuto nel mio canale, siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Sinana, che era sotto processo per aver minacciato di morte la coppia Basak-Jizirk Van Stetag, non è stato punito per essere malato di mente. Il tribunale ha stabilito che Sinana dovrebbe ricevere cure. Sinana, la moglie di Kvan Statag, Basak Gisertatag, è venuto alla ribalta quando ha fatto irruzione nel ristorante che gestiva ad Arbiglie. Dopo questo incidente, Basak Gisertatag ha sporto denuncia, ma Sinana ha iniziato a minacciare di morte. Anche la coppia Basak Gisir Kvan Statag ha sporto denuncia. Testimoniando nell'ambito delle indagini, Sinana, l'attore Azar Erguslu sarà la mia ragazza. Mi ama da circa 7 anni. Kvan Statag e sua moglie mi stanno impedendo di incontrare Azar Erguslu. Stanno cercando di uccidere Azar. Hanno persino avvelenato il Caspio, l'ho salvato. Kvan Statag e sua moglie stanno avvelenando Azar. Ecco perché ho inviato loro messaggi minacciosi. Accetto, ha detto. L'ufficio del pubblico ministero, che ha svolto le indagini, ha intentato una causa contro Sinana con l'accusa di insulto e minaccia, chiedendo da 9 mesi a 2 anni di reclusione. La mancanza di spiegazioni coerenti e logiche di Sinana nella sua dichiarazione. È stato mandato in ospedale per determinare se avesse capacità criminali. Nel rapporto si affermava che la capacità criminale dell'imputato Sinana non era in atto. Annunciando la sua decisione nell'udienza presso il Tribunale Penale di Primo Grado di Istanbul, la Corte ha dichiarato: sulla base del fatto che è provato che Sinana ha commesso i crimini a lui imputati, ma che non è mentalmente stabile, si decise che non c'era motivo di essere punito per i reati di insulto e minaccia. Prevenzione e cura di Sinana, malato di mente, in un istituto sanitario di massima sicurezza. Il tribunale, che ha deciso di essere curato, ha affermato nel verbale preparato dall'istituto sanitario in cui era ricoverato l'imputato. Ha ordinato il suo rilascio dopo che è stato dichiarato che il pericolo per la società era scomparso o era diminuito in modo significativo. Era così nelle nostre notizie. Se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.